Ancora una volta bagno di folla per la mostra Mercato Uccelli e Cani, giunta alla 71esima edizione, e per l'esposizione nazionale cinofila, giunta alla 23esima, che si è svolta, come tradizione vuole, nella prima domenica di autunno al centro fiere di Villa Potenza di Macerata. L'edizione 2015 ha visto entrare in una sola giornata circa 8.000 persone, tutte con la passione sfrenata per gli animali, soprattutto i cani, giunti da ogni parte d'Italia e, come vedremo, d'Europa, che si sono sfidati in 8 categorie che hanno decretato il migliore. Ormai sono diversi anni che noi ci proponiamo con questa manifestazione. Tanti dicono che i primi anni sono i più difficili per far partire un evento, ma tutti gli anni troviamo difficoltà maggiori. Noi però cerchiamo in ogni modo, mettendo insieme le nostre forze, soprattutto quelle dell'amico Frezzotti, che è veramente unico nella sua preparazione, che è quasi un anno che ci lavora. Forse quello che non si vede è quello che costa più fatica. La preparazione di questa manifestazione è veramente, di questa manifestazione, come tutte le manifestazioni che riguardano l'esposizione canina, sono di un lavoro immenso. Poi si arriva alla giornata dell'esposizione vera e propria e ce la godiamo innanzitutto alla mattina per quanto riguarda la selezione dei soggetti per razza, poi nel pomeriggio, dopo una breve pausa, perché il gruppo cinofilo vuole in questo momento di pausa premiare, fare dedicare qualche momento ai giovani, alle giovani leve, per cui vediamo una sfilata di cani condotti da bambini, e questi bambini sono tutti premiati, sperando che un giorno ci sostituiscano nella vita del mondo cinofilo e del gruppo cinofilo maceratese. Poi passiamo ai migliori di razza. Da questa mattina diciamo che ogni razza, non, o più razze, giudica un giudice che sceglie il primo di ogni razza, cioè praticamente è una selezione tra tutti i cani partecipanti. Il primo della razza viene a fare i raggruppamenti, quindi partecipando ai raggruppamenti, chiaramente ci saranno i juniors, sono giovanissimi dai 6 ai 9 mesi, poi ci sono i giovani che va dai 9 ai 18 mesi, poi c'è la classe intermedia, eccetera, eccetera, fino ai veterani, e dopo c'è le coppie e i gruppi. È chiaro che alla fine della selezione di ogni gruppo ci sarà un primo, questi primi vanno in finale, e quindi questi 8, e ci sarà un primo, un secondo, terzo, primo, secondo, terzo della mostra, di tutti i cani che hanno partecipato, 400-500 cani, tutto qua. Come abbiamo sentito, quasi tutte le razze presenti, circa 115, che hanno decretato vincitore uno Spitz nano di Pomerania Orange. Hi, so this big winning, you are coming from? From Russia. From Russia. What do you think about this show? It's a big show and I'm very, very happy. And my dog is so proud of him. And how old is the dog? 4 years old. How old? 4 years old. 4 years? Yeah, he's already champion? Yes, he's American. He just finished last weekend American champion with 3 national. Oh. And he come next day to here. Okay, now I translate for them. Le signore vengono dalla Russia e hanno amato moltissimo questo ambiente e questa manifestazione italiana, perché è organizzata benissimo, è grande, è spaziosa, è piena di giudici professionisti. Il loro cane ha 4 anni. What is the name of this dog? Norba. Norba? Nobel. Yeah. Il nome del cane è Nobel, quasi un premio Nobel direi. Congratulazioni ancora, many congratulations, nice to be here, it was a pleasure and good luck for your future. Thank you so much.
Infine ricordiamo che la mostra organizzata dal gruppo Cinofilo Maceratese vede da sempre la collaborazione della provincia di Macerata. E oramai sono diversi anni che vengo invitato dall'organizzazione Ottima, vengo sempre con piacere perché a parte che amo i cani, gli animali in genere, quindi e poi è una manifestazione di qualità. Ce ne sono poche, si vede anche dalla qualità dei cani, dai giudici, da tutto il contesto. Quindi complimenti a chi organizza questa manifestazione, la provincia patrocina da tanti anni e spero che questa mostra continui a lungo perché lo merita.